Gozze di Wine, serata conclusiva di Verona Vinitaly, domani è l'ultimo giorno di fiera, poi a casa. Ci portiamo tanto entusiasmo da questo Vinitaly, ma in aria c'è anche questa domanda che serpeggia, no? I giovani sembrano meno attirati, meno propensi, meno lo vedono il vino come appunto il vino come la bevanda dei padri, dei nonni, non hanno questo appeal, questa feeling. Come si fa a fargli venire l'amore per il vino, anche ragazzi un po' più giovani? Sicuramente spiegandoli come si fa, senza annoiarli, senza fare troppo sommelier, troppi odori, troppe cose. Metto su. E dicendogli in modo franco e leggero che il vino è una bevanda eccezionale per accompagnare il cibo. Deve essere un vino beverino. Basta questi vini troppo importanti, ma dei vini che ti viene voglia di bere senza ubriacarti. Quindi è la conoscenza. Quindi un bicchiere ma buono e con una storia, possibilmente. Quindi qui Zuccherati classico, siamo lì. Chianti, insomma, siamo lì, si casca praticamente in piedi ovunque. Esatto. Ecco, adesso che siamo a Verona, però divertiamoci anche a trovare un abbinamento con la cucina veronese che tu conosci, tanto ormai al 20° Vinitaly hai girato tutti i ristoranti. Un vino tuo particolare su il lesso con la peara. Tu sai che è bollito, condito con questa salsa, il midollo, il pepe nero. Con cosa ci andiamo nei tuoi vini? Guarda il mio cantiniere che fa il vino, è d'accordo con me che il Chianti classico è il vino che veramente va bene su un piatto del genere. Cioè, un piatto che alla fine è semplice, anche se è gustoso, e questo è fresco. Quindi sicuramente un lesso ci sta benissimo col Chianti classico sangiovese, che ha quella freschezza che ti sgrassa, perché il lesso un po' impegna. No, impegna con le salsette. Un'altra alternativa? Allora, qui andare... oggi ho portato solo, abbiamo portato il Torre di Montemaggio, qui abbiamo più potenza, più tannino, più rotondo, perché questo è 100% Merlot, tu lo conosci? Beh, sì, lo conosco, è uno dei miei vini, come tu sai, uno dei miei vini preferiti. Aspetta, ti chiedo... Fatto anche la degustazione cieca, la degustazione alla cieca comparata per capire se veniva da Chianti classico, e già 15 anni fa sentiva che veniva da Chianti classico. Oggi il colore lo riconoscete con Merlot, ma a livello di gusto è di una sapidità, di una ferosità, di un agrumato che portano molto lontano dal Merlot, ma senza tradirlo, che comunque la dolcezza, la ricchezza, il volume che sviluppa in bocca è molto diverso dal Sangiovese. Sempre ratta, ma ovviamente vista da un'altra prospettiva. Grazie mille. Senza vino.